Ah, buonasera. Ce l'abbiamo fatta. Non sento nulla però. Scusami, Eccoci, ho buonasera. mutato il microfono. Lorenzo, ciao. Allora, Ciao Antonella e ciao a tutti quanti, buonasera. ti devo dare una brutta notizia prima che iniziamo. Ok. Allora, l'ultima live che abbiamo fatto di fine marzo Sì. è da buttare, nel senso è stata vista in diretta, ma non c'è più il documento perché l'audio è andato perso per un errore tecnico. Questo per farlo sapere anche a Lorenzo che ci ha segnalato questo problema che non ci eravamo accorti. Mi spiace, non succederà più, mi spiace tantissimo. Ciao Vuol dire che se la Saulo! godranno, se la sono goduta solo le persone che c'erano, ecco. Esatto, e poi così come un fiocco di neve si è persa nella... Sparì. Così, così. E va bene, non succederà più, lo giuro. Allora, noi siamo qui stasera perché Valerio, per colmare la mia ignoranza in arte, musica e tutte le cose non fredde ed economiche e giuridiche della vita, mi racconterà Vita, Morte e Miracoli del Duca Bianco. Che è uno dei miei artisti preferiti, poi tra l'altro, perché volevo fare una puntata dove in realtà mi sentivo un po' più nei miei panni, perché sai, su molte cose sono un appassionato, ma sulla musica in realtà poi è quella la mia principale attività, la mia principale passione. Noi perciò ci siamo trovati e siamo anime gemelle perché io di musica non so una mazza. Che non è vero, anzi, sei molto esperta Non è e l'hai vero. dimostrato più volte. Su Bowie c'è un mondo, ma mi devi dire tu da dove dobbiamo partire. Possiamo partire dalla fine, Allora, dall'inizio, aspetta, dalla io metà? prima che... Allora, mi piacerebbe fare un percorso abbastanza cronologico nella sua Sì. vita e nella sua opera, però prima ti devo Certo. dire due cose. Sì. Uno, perché lo chiamiamo Duca Bianco, che per Certo. quanto mi ricordo è solo uno dei molti pseudonimi che lui ha The White preso. Fin Duke. The Ok? White Fin Duke. E poi tu devi sapere che lui è stato molto importante per Christiana F. E Certo. dopo ti spiego perché. Io tra l'altro ho un regalo su Christian F. perché ho fatto un po' una ricerca in Grande. queste. E vi anticipo solo una cosa perché in realtà Christian F è un cult. Ma io intanto abbiamo un ospite che si affaccia qui nella stanza che è Roberto. Ciao Che è un Roberto! cantante, però non è, diciamo, non canta David Bowie. Questo è Christian F. Yes, esattamente. Io qui dovrei Roberto, comunque, avere tre sei dal diverse. vivo. Mi hai regalato una sveglia. Roberto mi Sveglia regala. carica! Perfetto. Mostriamo Ok. la sveglia. Non so perché, Che però. va usata! Grazie. Mamma, sono Grazie! contentissimo di Roma. Comunque, Comunque, se se vuoi intervenire durante la live, io non sapevo che arrivassi in questo momento. scusi tanto, però sono contentissimo di essere in Lei è live. Antonella. Questa Ciao Antonella! Ciao! casa è un po' un porto di mare, Roberto è di casa, Bellissimo! quindi in realtà è stato un nostro coinquilino, è uno dei miei migliori amici, è praticamente è stato a casa, è ritornato. Vabbè, poi vi racconteremo, ritorniamo a Ok, Bowie. vado di là. Vabbè, poi dopo se ti vuoi Torno tra affacciare siamo qua, pochissimo. ok? Arrivo. Quindi dicevamo Christian F., poi c'è stata la parentesi, questo è il disco, eh? Il disco Ok. originale stampa tedesca, e poi dopo io mi aggancio ovviamente musicalmente a quello che mi dirai su questa opera d'arte, questo film No, che hai inciso allora, dopo un io... libro incredibile, tra l'altro. Esatto, di libro che io avrò letto un paio di volte, la prima volta a 13 anni. Non ho ancora letto il seguito che dovrebbe essere uscito l'anno scorso, se non ricordo male. Cioè, praticamente il libro che lei ha scritto da adulta e Sì, che sì, dovrebbe sì. raccontare quello che è successo dopo la pubblicazione del primo libro. Ok, però Esatto. quello che mi crea un link tra David Bowie e Christiana F. è il fatto
praticamente il suo approccio agli stupefacenti e il suo approccio alla musica di David Bowie è avvenuto nello Certo. stesso momento. Perché praticamente lei, quando ha iniziato a frequentare il giro di ragazzi che gli piaceva, da cui voleva essere accettata, oltre a Esatto. iniziare a farsi le canne, ha scoperto anche la musica di David Bowie, che lei non conosceva prima, e si è appassionata a questo artista proprio perché l'ha scoperto all'inizio per farsi accettare dal giro di amici e poi come sua passione personale. Infatti, una cosa che è stata raccontata come spoiler del secondo libro è che lui ha partecipato al giro di promozione del libro e lei era entusiasta perché aveva modo di stare a contatto diretto col suo idolo. Certo, tra l'altro lei era una ragazzina proprio a quel tempo, lei aveva 14 anni, quindi 14 anni quando è stato. iniziato a farsi, 17 quando è uscito il libro. Tu quindi Sì. considera quest'infante come ha vissuto in 2 o 3 anni, lei ha vissuto tutto, cioè Certo. tutta la caduta nella tossicodipendenza, la prostituzione, la madre che la riacchiappa per i capelli, e tutto Esatto. fino al libro e la pubblicazione, tutto concentrato in 2 o 3 anni. Sì, poi è la Berlino dell'epoca, il racconto principale di Christian F. Christian F. viene dalla Berlino del muro, la Berlino ovviamente della musica elettronica, della sperimentazione, e Bowie si era spostato in quel periodo proprio lì per incidere i suoi dischi, uno tra i quali che parla proprio del muro di Berlino è Eros. Quindi due amanti, lui si immagina perché lui aveva uno studio con Brian Eno, poi racconteremo meglio la storia, che stava proprio su una torretta e per la televisione italiana, mi sembra che fosse per Odeon TV, lui fa un racconto di come è nato Eros, perché lui aveva lo studio che affacciava sul muro, la divisione del lato, insomma, opposto, lui immaginava sempre una storia d'amore. Un giorno vide proprio due ragazzi che comunicavano, uno da un'altura e la ragazza che praticamente stava dall'altra parte del muro. E quindi lui si è lasciato ispirare, osservava appunto da questo studio dove lui incideva con Lou Reed, Brian Eno, eccetera, e ha scritto la canzone. E quindi Berlino era la Londra degli anni 70, intanto, quindi era un posto molto prolifico dove gli artisti si spostavano, gli americani e gli inglesi, per copiare quello che i tedeschi stavano iniziando a fare con la musica elettronica, oppure viceversa, per via proprio dell'ambiente, dell'habitat, c'erano gli inglesi che andavano lì a mettere radici perché lo trovavano come un luogo molto, come dire, promettente per creare un nuovo tipo di sonorità. E uno di questi, il primo di tutti, è stato Brian Eno a fare questa sorta di spostamento da Londra. Lui lascia i Roxy Music, inizia la carriera da solista e va a Berlino. E poi sarà Brian Eno a condizionare nettamente la carriera del Duca Bianco nella sua seconda vita, quindi quella dopo Ziggy Stardust, che è il suo più famoso personaggio, ovviamente, dopo un primo disco dove era il nome proprio Bowie, David Bowie, arriva al personaggio, insomma, di Ziggy Stardust, che lo rende celebre. Parleremo anche di questo. Ok, allora partiamo Si parte dall'inizio, dimmi tu, io. dall'inizio. Allora, è una serata in cui io non so niente e tu mi insegni, quindi partiamo dall'inizio. Lui nasce nel 47 a Londra, quindi Esatto. nasce abbastanza dopo che è finita la Seconda Guerra Mondiale, nasce nel Sì. pieno della ricostruzione. Quindi Esatto. in qualche modo questo avrà avuto un'influenza Sì, positiva. assolutamente. Poi veniva da una famiglia abbastanza normale, David Bowie, non veniva da una situazione di povertà. Suo padre si occupava, insomma, inizialmente era un militare, poi è diventato il direttore di un carcere e sua madre lavorava come cassiera in un cinema. Quindi David Bowie veniva da una famiglia più o meno borghese. Lui, a differenza degli altri suoi predecessori, nasce con qualche anno di ritardo, quindi i Beatles nascono dal 40 al 43, lui era un po' più piccino
Nel 1947, l'8 gennaio del 47, nasce David Bowie e da questo punto di avvio c'è la storia di sua madre che lo condiziona molto, perché la madre aveva avuto un primo marito prima del suo attuale padre e aveva un figlio con quest'uomo che David Bowie da subito riconosce come il fratello maggiore, che lo condizionerà nelle scelte stilistiche successive, perché questo ragazzo, ovviamente essendo più grande, era appassionato dei poeti della Beat Generation e quindi gli fa ascoltare il jazz. David Bowie intanto ha meno di 10 anni, però è molto appassionato già alla musica, al mimo, al teatro. A 11 anni cantava già nel coro della chiesa, per esempio. Questa è un'altra cosa importante da dire di Bowie. E questa cosa scioccante nella sua vita fu la lettura dei poeti Beat tramite il fratello e tramite la sorella nel 1958, scusami, la cugina. Nel 58, quindi appena undicenne, scopre la figura di Elvis Presley, perché la cugina che era stata zitta tutto il tempo, un giorno la vede dimenarsi nella camera da pranzo cantando Hound Dog, e da lì lui capisce che qualcosa è cambiato. Da lì la figura di Bowie inizia a crearsi. Lui ha dei suoi miti, ovviamente, che sono certamente i Beatles, tutta quella musica che permeava nella Londra, nella Swimming London degli anni 60. Lui è un mod, che è una tipologia di ragazzi dell'epoca che amavano vestirsi, quindi erano molto attenti al look e avevano delle vespe o delle lambrette che coloravano tramite gli specchietti, gli adesivi e diventavano delle vere e proprie opere d'arte. Non so se ci avete presente gli Oasis che andavano in giro per Manchester a bordo di queste vespe Ok. modificate e con tanti specchietti, e quelli erano i mods. David Bowie si vestiva benissimo, era un mods. E inizia a fare un po' di gruppetti, a formarli così in maniera disinvolta, senza tanto impegno. Dopodiché la Deram crede in lui e gli fa incidere un disco. Correva l'anno, penso, 1966, ma potrei sbagliarmi. Questa puntata è l'unica che non mi sono procurato, non mi sono, diciamo, Beh, non ho come se io ricercato mi nulla preparassi perché. una live su Jane Austen, cioè non si può Esatto, fare, ok. esatto. Allora, però te lo Quindi. dico perché, allora, perché c'è Wikipedia aperta. Allora, il Certo. primo LP risulta del Su Deram. Sì, 67, titolo David Bowie. esattamente, su Deram l'etichetta. E questo LP aveva praticamente qualche traccia simpatica, non era nulla di rivoluzionario, nulla di completamente diverso da quello che girava nel suono all'epoca. Su questo disco si raccontano tante storie. David Bowie ha avuto in sessione Jimmy Page dei Led Zeppelin, come anche un altro cantante francese, più o meno nello stesso anno aveva avuto in sessione Michel Polnareff, lo stesso Jimmy Page, su un suo pezzo. E Jimmy Page, prima di fondare i Led Zeppelin, era un turnista di quelli della Madonna. David Bowie a un certo punto fa la sua prima intervista in radio, poi per iscritto su New Musical Express e poi la fa in televisione. E a un certo punto qualcuno dice che questo ragazzo farà carriera. Ovviamente niente di rivoluzionario, nessun pezzo finisce in classifica. Questo è tutto quello che David Bowie fa in questo periodo con la Deram. Poi a un certo punto ha come un'illuminazione incredibile e pensa a un personaggio che in realtà si rifà a una storia della quotidianità del tempo, ossia che c'era stato lo sbarco dell'Apollo 11 e lui scrive un pezzo che si chiama Space Oddity, Odissea spaziale. E tramite questa canzone, correggimi se sbaglio, perché i dischi di Bowie ne ho trovati una metà, ma non ce li ho tutti al momento a portata di mano. Dovrebbe essere The Man Who Sold the World, il disco che conteneva Space Oddity, se non sbaglio. Però, Allora, no, in realtà vediamo. l'album era Space Oddity e proprio Wikipedia me lo Pezzo. segnala proprio come titolo dell'album. E quello dopo è quello del Meno 70, saluto. The Man Who Sold the World. Scusate la mia pronuncia inglese, sono napoletana, faccio del mio meglio. L'uomo che praticamente poteva comprare il mondo, che poi tra l'altro i Nirvana ne hanno fatto una cover che è stata resa celebre dal loro Unplugged. E questa cosa qui dell'Odissea spaziale ha cambiato il viso, la sonorità di David Bowie,
e l'hai portato su un terreno che era diverso rispetto a quello del beat e a quello della musica Come se melodica. avesse in quell'album trovato la sua identità artistica, aspetta, come si dice l'espressione tecnica, la sua poetica, non mi veniva. Sì, assolutamente. Che concretizzerà a poco tempo distanza con un personaggio che lui spiega poi non essere un alieno, che è quello di Ziggy Stardust, ma è più che altro un tramite con il quale gli alieni hanno dei rapporti perché vogliono conquistare il pianeta Terra. Quindi Ziggy Stardust, intanto togliamo questa sorta di mito che Ziggy Stardust è un alieno, in realtà Ziggy Stardust è un uomo. Che però soffre perché è l'unico che può comunicare con gli alieni che vogliono distruggere e conquistare il pianeta Terra. Che è una cosa molto modernista, futurista per l'epoca. E lui tira fuori un gruppo, tra l'altro questo gruppo è importantissimo, che sarebbero gli Spiders from Mars, i ragni da Marte, e Bello. questa sorta di ensemble di grandi musicisti che vedeva soprattutto una figura importantissima in primo piano che era Mick Ronson, il suo chitarrista, famoso per le produzioni dei dischi di David Bowie, per aver prodotto e addirittura scritto, dicono alcuni, la maggior parte dei suoi pezzi del periodo Ziggy Stardust. E questo disco qui è il disco che lo consacra al grande successo. Questo è il disco che lo rende celebre al mondo. Più Con centrato vale? questo. Sì. No, dicevo rispetto alla webcam, più centrato che fantastico. Così sì, oh, Poi bellissimo. facciamo vedere anche il lato B del disco. Questa è fantastica, questa immagine. E si inizia a formare anche fisicamente nel look la figura di Ziggy Stardust. Allora, non so se vedete bene. Ziggy è questo personaggio qua. E nello stesso tempo qui lo vediamo in primo piano che sporge da una finestra, vedi? Si affaccia. Il capello molto corto, quindi c'è il cambio di look, ovviamente i vestiti variopinti, gli stivaletti a punta, la prima matita sotto gli occhi, le paillette e tutto quello che verrà dopo farà sì che David Bowie verrà considerato come l'alfiere e il più grande portavoce di un movimento che in quegli anni vedeva numerosi artisti ai primi posti in classifica, parliamo del glam rock, artisti come i Roxy Music facevano glam rock, oppure i New York Dolls che erano stati prodotti da Malcolm McLaren, che sarà colui che scoprirà poi successivamente i Sex Pistols. Quindi questo sound cambia totalmente, David Bowie non è più un cantante beat, assolutamente non lo è più. Piccola parentesi precedente che non abbiamo raccontato, David Bowie arriva anche in Italia prima di diventare famoso e Mogol traduce in italiano Space Oddity e Oh. diventa ragazzo solo, ragazza sola la canzone che partecipa a un festival in Italia dove lui ovviamente non sa cosa sta cantando in quella canzone e non c'è il tema spaziale assolutamente. Quindi Mi fa pensare, non so se ti ricordi, a Zucchero che traduce per Sting. Così solo sì, come mai. Scusa. tutte, anche Vasco Rossi sui Radiohead, se Sì. vogliamo fare una sorta di aggancio. Però la canzone è Esatto. tutta un'altra cosa, è una canzone molto melanconica che parla di un ragazzo e di una ragazza, non c'entra niente con le odissee spaziali e tutto il resto. Ovviamente lui era ancora in penombra, in Italia non se lo ricordava nessuno, Mogol gli scrive il pezzo. E tra l'altro Mogol è famoso per questa cosa perché si occupava anche dei cantanti stranieri e riadattava le canzoni, a volte male, perché per suonare in italiano, sai, bisogna cambiare le parole e lui all'epoca penso non si impegnasse più di tanto a capire il brano, cosa voleva comunicare alla gente, ma semplicemente
E questa è la poesia di David Bowie, insomma. Bellissima. Si parte con... non so se ve la siete goduta come me la sono goduta io in camera, se si sentiva bene. Si sentiva, tanto io saluto Maria male, che... E però poi... Maria ha dovuto dare il suo contributo vocale. Maria non è bella, quindi... In realtà vuol dire che le piace, se partecipa. Probabile. E questo era David Bowie all'inizio della sua sfolgorante carriera, un uomo promettente. Che iniziava a fare tour per gli Stati Uniti, quindi senza tante aspettative. Quindi pensa, Antonella, io ho visto un documentario su Bowie e non pensavo, perché dicevano sì, il disco sta avendo successo, però lo dobbiamo... Allora, il problema degli artisti inglesi è sfondare negli Stati Uniti, e quella è una proprio prerogativa dei grandi. Nessuno riusciva a sfondare negli Stati Uniti. Solamente i Beatles c'erano riusciti in poco tempo, con grande facilità, e Bowie aveva paura di questa cosa. Questa tournée loro la fanno su una sorta di camper, di camion, in maniera molto povera, e girano tutte le città degli Stati Uniti e iniziano a portare, un po' come forse è successo anni dopo con Renato Zero, quando ha fatto il Tenda Strisce, eccetera, questa favola, questa storia di Ziggy Stardust in giro per l'America. Ovviamente notano da subito che è un personaggio nuovo che non aveva degli eguali in quel momento là, e quindi da subito diventa importante. A differenza di un anno e mezzo, Ziggy Stardust è una sorta di impresa. A parte, facciamo un piccolo cappello a questa storia. Ci sono due personaggi che ispirano David Bowie, perché Bowie è una sorta di Warhol della situazione e si lascia ispirare da quelli che erano bravi all'epoca. Uno delle fonti di ispirazione per David Bowie fu Iggy Pop, apparteneva a un gruppo che si chiamavano gli Stooges e andava in scena a petto nudo, tra l'altro a volte tagliandosi, faceva delle cose punk prima del punk. E sì, poi sicuramente una grande anticipazione. Assolutamente, un personaggio unico, irripetibile, osceno, fuori dagli schemi. Il suo gruppo, gli Stooges, erano visti male dalla maggior parte dei bei locali londinesi e americani ed erano considerati addirittura pericolosi, perché il hip hop tendeva a fare questa cosa che si chiama stage diving, cioè si buttava dal palcoscenico. È stato il primo, prima di Jim Morrison, okay, a fare questa cosa. Ci ha dimostrato il cantante De Negramaro, se poi il tuo pubblico si sposta ti puoi fare male. Esatto, è successo pure a Manuel Agnelli, tra l'altro, mi sa, una volta questa cosa qua. E poi Lou Reed, che veniva dai Velvet Underground, dalla Factory di Andy Warhol, che inizia un percorso molto turbolento, perché il suo disco di Nico, appunto, è incentrato sul tema della prostituzione, dello spaccio e tanti temi che all'epoca non si poteva trattare in musica, sia in America che in Inghilterra. Ecco, questo è un aggancio in realtà, perché David Bowie nel 71 conosce Andy Warhol e da là la sua vita cambia. Addirittura gli dona una canzone all'interno di un suo disco e Andy Warhol poi lo fotograferà, creerà alcune sue copertine, che aveva già fatto in precedenza per Marilyn Monroe, per Elvis Presley, altri personaggi noti, e lo fa rientrare nelle gallerie dell'assolutamente bello degli anni 70, perché Warhol, come Bowie, qualunque cosa toccava all'epoca diventava oro. Quindi erano persone che sapevano copiare bene. Questo è un lato di Bowie che è un po' oscuro. In realtà Bowie non è totalmente una sua invenzione. Bowie è la summa di tutte le persone e le esperienze che ha fatto, ed è stato uno che magistralmente ha orchestrato la sua vita, cioè dall'inizio fino alla fine, dalle prime interviste con Ziggy Stardust, dal tema della bisessualità, fino
a dire che lui era un personaggio. Dice: io non esisto in quanto uomo, io esisto in quanto attore. Io sono colui che recita, io amo il cinema, dice da subito, io vorrei fare cinema. Questo già ai tempi della Deram, e anticipa quello che gli sarebbe capitato dopo, perché lui incontrerà grandissimi registi come Lynch, che lo renderanno famoso anche come attore nel mondo. Si è occupato di pittura, David Bowie, è stato più o meno tutto, un produttore eccellente di questi due artisti che lui poi riprende e riscatta. Successivamente gli dà una vita nuova. Parliamo di Lou Reed e Iggy Pop. Ok, Insomma, ad un c'è certo un botto punto, di roba da dire in realtà. però il personaggio di Ziggy Stardust viene ab non abbandonato, superato dalle successive esperienze artistiche. Scusa, Vale, ma la mia voce in cuffia mi sta mettendo in profonda crisi, la odio tantissimo. Allora, come succede questa cosa che viene superato il personaggio e si va oltre? C'è un motivo principale. La gente non sapeva più chi fosse David Bowie, ma tutti sapevano di Ziggy Stardust. Cioè il personaggio stava scavalcando l'esecutore. E quindi David Bowie, in maniera furbesca, perché aveva capito che non poteva invecchiare con le paillette e il rimmel e lo smalto sulle unghie, ma doveva E fare anche anche un la qualcosa di... freccia sulla faccia, se non ricordo male. O Sì, quella quella appartiene al periodo successivo di Ziggy, dove appunto si crea questa sorta. Tanto ti faccio vedere quello che mi hai raccontato adesso anche nei gadget, perché ho trovato un gadget recente. Ecco, questa è la vedere? famosa freccia No. che dici tu, il Ah, sì, fulmine esatto. che... Esattissimo. Questo è il periodo appunto di Aladdin Sane, quello che dici tu, che è questo Ok. disco qua, dove praticamente lui sfoggia questo capello rosso, ok? Non so se si E vede il disco è bene. del 73. Esattamente. E questo disco Bellissimo. contiene due o tre canzoni che sono chiaramente dei successi mondiali, cioè per dire Aladdin Sane insieme a Time, a praticamente The Gin Genie, sono dei pezzi da numero uno in classifica. Poi c'è un disco sempre di quel periodo là, che si chiama Peanuts, dove lui in copertina è sempre con questo tipo di taglio di capelli qua, molto punk, addirittura ancora più hirti in testa li aveva in Peanuts, posa con Twiggy, la famosa Twiggy della minigonna, quindi la modella, dopo l'invenzione della Ok. minigonna di Mary Quant in Inghilterra, venne scelta una modella filiforme, molto androgina, che potesse indossare la minigonna e farla indossare poi successivamente al mondo, e quella era Twiggy, che è una delle icone più importanti degli anni 60, famosa per il suo taglio a caschetto netto, bellissima, eccetera. E in quella fase del disco lei è a fianco a Bowie e sono due alieni sulla copertina di Peanuts, che tra l'altro è un disco di cover, perché lui a un certo punto fa anche le cover. Fa toccare i Pink Floyd, tocca i Beatles, e quello che poi succederà alla sua carriera è di incontrare direttamente in studio gli stessi protagonisti che per l'epoca per lui erano dei miti. Invece saranno poi loro successivamente a chiedere una collaborazione con lui, a creare un rapporto intimo e di arte. David Bowie appunto abbandona Ziggy, perché Ziggy lo stava quasi castrando, non si sapeva più lui chi fosse, e decide di cambiare nuovamente faccia, perché lui, come hai detto prima in precedenza, lui indossa varie maschere a seconda del periodo. E arriva a Proda a un certo punto a una sonorità nuova. Siamo in un periodo in cui praticamente c'era la sperimentazione totale, c'erano dei personaggi nella musica che stavano incidendo in maniera particolare. Uno di questi era appunto Brian Eno, che avendo lasciato i Roxy Music di Brian Ferry inizia a fare un discorso elettronico, e ti faccio vedere un disco che ha cambiato sicuramente musicalmente i gusti di David Bowie all'epoca, che è un disco che penso che tutti quanti quelli che ci seguono dovrebbero avere a casa. Questo è una pietra miliare del rock elettronico, sperimentale e qualsivoglia dire. E si chiama Here Comes the Warm Jet.
ed è di Brianino. Bellissimo. Brianino inventa prima di tutti una musica che è un rock frenetico mischiato all'elettronica. Uno dei pezzi di maggior successo di questo disco qua è Babies on Fire. Io forse vorrei pure far sentire. E questo tipo di sonorità cambia la storia del mondo, la storia musicale del mondo, perché da questo disco qui si parte a un tipo di musica che era completamente diversa da quella che c'era stata prima. Quindi elettronica, basata su tre accordi come sarà il punk successivamente, una musica non per forza aggraziata nel modo di porsi, mentre David Bowie inizialmente ci teneva alla sua voce, alla formula della voce, non c'erano delle imperfezioni nel tono. Una musica sporca ma con delle intenzioni chiare, quelle di essere uno spartiacque. È questo che fa appunto Brianino. Questo primo tassello della sua carriera da solista sarà quello che concretizzerà anni dopo in un disco che è stato epocale per il post-punk, che si chiama No Wave, No New York. No New York è il disco che lancia Lydia Lunch e tutti gli artisti dell'elettronica che seguivano i punk e dà l'avvio alla New Wave. Quindi, e poi Brianino finisce a produrre U2 e gli dà grande successo, per dirvi un pezzo. Che lui ha guadagnato milioni e milioni di euro, ancora oggi ne guadagna ogni mese tramite questo pezzo, è With or Without You, che è prodotto da Brianino. Ora, non lo so se ascoltare Brianino oppure passare direttamente alla fase berlinese di David Bowie. La seconda che hai detto, La fase la berlinese. fase berlinese, perché tu mi hai detto prima che l'album che lui ha scritto a Berlino è Euros, che Assolutamente sì. praticamente è venuto dall'ispirazione dalla vicinanza al muro di Berlino. Ovviamente Quindi sì. siamo praticamente. Nel 77 viene pubblicato l'album, quindi siamo tra il 73 e il 77, 73 che esce Pineapples e il 77 Esatto. che esce Eros. Sì, che Ok. appartiene a una trilogia. Eros, praticamente c'è Eros, Station to Station, e poi c'è questo disco qui che è Low. Ok, quindi In Station. Low c'è praticamente proprio il cappotto, che è il simbolo del nuovo look degli anni 70. Ok. E quindi Eros è il disco che fa un boom eccezionale. Io tra l'altro è un disco che io non ho selezionato per quest'oggi perché la canzone è veramente molto molto suonata e mi piaceva l'idea che mettessimo su altre cose perché Eros più o meno tutti la conosciamo ed è un inno fantastico e mirabolante, però di quel periodo là escono fuori appunto dal suo studio dove collaborava a Berlino David Bowie due grandi artisti con due grandi dischi. Esce fuori questo che per me è il disco di Lou Reed, Transformer, il disco del glam, vedi Lou Reed cambia faccia qui in questo disco e viene prodotto da Brianino, David Bowie e Mick Ronson. E poi stessa carriera, stessa sorte capiterà a Iggy Pop con questo disco qua, The Idiot, che è importantissimo a sua volta perché gli dà una vita nuova. Erano due personaggi che praticamente nessuno più ricordava. E David Bowie li riporta in una luce nuova. E quindi del periodo berlinese, se tu vuoi, possiamo ascoltare qualcosa di Low, oppure se adesso vogliamo parlare della Berlino, appunto dell'epoca, potremmo ascoltare un pezzo prodotto da David Bowie, ma cantato da Lou Reed, che secondo me è uno dei bei, più bei pezzi del mondo, che è Perfect Day. Che si sposa con quel tipo di sound che David Bowie stava andando a fare a Berlino e principalmente diventa un inno perché è l'inno appunto del degrado che anticipa poi, mi dà il cliffhanger, in realtà è fatta anche ad hoc questa cosa per parlare di Christian F. perché nel pezzo Perfect Day si parla di eroina. Quindi Perfetto, vai e poi riprendiamo il discorso. tutto giocato in realtà, sembra non voluto, ma è giocata così. Per avere un Perché tu non ti eri senso. preparato, no?
Sì, però sai, io adoro Bowie in tutte le sue forme, però ci sono quelle determinate canzoni come con John Lennon, dove tu tutte quelle volte che hai sentito il pezzo sei portato a odiarlo. Invece No. questo pezzo qua, io l'avrò ascoltato migliaia di volte, ma di meno di Heroes. Assolutamente di meno. Heroes penso che sarà arrivato 8.000 volte ad averla ascoltata. Questa è un paio di migliaia. E tra l'altro sta in Trainspotting, Antonella, quelli sono gli anni della nostra Beh, adolescenza. E sì, questo. prima volta che ho Che visto c'hai, che ricordo Trainspotting. c'hai prima della canzone, del film No, di allora, Trainspotting? io Trainspotting l'ho visto in un cineforum del Partito Comunista di Quarto in Campania. Cioè, per dire la Bellissimo. situazione. Sì. Fantastico. Devo dire Com'era per me. l'esperienza all'epoca? Cioè, per dire, il centro sociale, tu entravi, io mi ricordo l'Officina 99, ma ero Eh piccolissimo. sì. Vabbè, tieni presente che io a 14 anni c'ero il giorno, non so se ti ricordi il primo sgombro di Officina, quello da cui Sì. 99 poste tirarono fuori l'album Curcurovagliò, che c'era Quanta mazzata pigliata, quanta. E io quel giorno c'ero, ero Certo. minorenne e per proprio. Per un caso fortuito mio padre non mi dovette venire a riprendere in questura, perché Ah, tu c'eri ovviamente, quella giornata là sì, famosa. c'ero. Pazzesco. Perché praticamente io, essendo figlia di mio padre, operaio dell'Ilva di Bagnoli, papà mi aveva cresciuto con una certa visione ideologica e me l'aveva Certo. trasmessa fin da piccola. Io ho Ok. iniziato le superiori, liceo classico, che guarda caso era lo stesso liceo di Luca Persico. Proprio Ah, lo infatti stesso. sì, tu stavi allo stesso liceo, me l'avevi detto anche Esatto. volta scorsa, Lo stesso fantastica sta cosa. istituto. Quindi per me è stato abbastanza spontaneo avvicinarmi a quel tipo di esperienza, anche se Certo. comunque, cioè io rientravo tra i piccolini, quelli non particolarmente considerati, cioè tipo le mascotte che giravano là intorno. E però c'era il giorno dello sgombro. E Famoso poi ci. giorno in cui poi decisero di fare la canzone, insomma, Sì, io ero perché al liceo in quel periodo là, fu il mi giorno ricordo che il bene. primo arresto di Luca, e il primo arresto non si scorda mai, e quindi. Storia. Sì, esatto. E, diciamo, pure lì, diciamo, io nella mia Venga, vita. venga. Allora. Stiamo raccontandoti il primo visione di Trainspotting, il film di Antonella, e Grazie. praticamente la partecipazione di Antonella all'Officina 99, che poi era un locale dove tu sei più giovane, non lo Ma sai, queste però cose. mi hai spiegato. L'avevo spiegato, perché Roberto è 91, Era quindi. proprio Però so, un po' di un'officina. cose le so, un pochino. Era Era proprio? proprio un'officina. Era Era proprio un'officina. sì, uno stabilimento, cioè un A fabbricato Gianturco, abbastanza ricordiamo. esatto. A Gianturco, tra l'altro, appena usciti dalla metro, anche Sì, la un posizione era chilometro più o favorevole. meno dalla metro. Io mi ricordo che all'epoca andavamo in maniera un po' losca perché eravamo piccoli, volevamo andare a Napoli, noi stabiesi. E ci accompagnava un paio di volte, mi ha accompagnato forse tre, il padre di una mia amica. E successivamente io poi portai nel gruppo questa cosa dell'officina e gli dissi che ero stato ad Officina 99, tutti conoscevano il pezzo dei 99 poste e quindi noi ragazzini dell'epoca, sedicenni, partivamo da Castellammare, dicevamo che stavamo da un amico a dormire, arrivavamo lì a Gianturco, un posto ragazzi che di notte non ve lo raccomando, superato forse solo dalla stazione di Brescia il 31 di gennaio, quella è Posso un'altra esperienza. confermare. Che il 31 dicembre, scusate, perché c'è chi viaggia il 31 dicembre e dovrebbe starsene a casa, però devo dire la verità, a me è piaciuta la permanenza nel nord Italia. Io sono stato, ragazzi, ammetto di essere partito Io sono a volte stato per Venuto, un anno a Milano però. per lavoro 3 anni fa e devo dire che mi sono trovata comoda. Cioè. Sì.
Brescia di notte comunque già al 31 di dicembre almeno, non voglio dire in senso, poi magari i bresciani se ne hanno a male, però il 31 dicembre era come Gianturco negli anni 90, quando noi facciamo quel chilometro e mezzo per arrivare all'officina 99, dove noi vedevamo di tutto, vedevamo gente che parlava da sola durante la strada, sentivamo dei colpi di pistola, c'erano le prostitute, un po' l'ambiente berlinese di Lurid, se vogliamo. E questo, o quadrarino, come dice Roberto, del L'ambiente quadrarino. Quadraro, perché Roberto è del Quadraro, quindi Ciao c'è Roberto, una. noi siamo dal Quadraro, stiamo Tra l'altro loro trasmettendo. sono dal Quadraro, che parlano. Dal Quadraro? Sì, Veramente? guarda come l'hai fatto felice. Veramente è una cosa Quando bellissima. parla del Quadraro, guarda, gli si illuminano gli Eh sì, occhi. io sono lì, Viale Spartaco. Guarda, Sono sempre lì. noi siamo all'intorno, molto vicini, ma magari evito di dire l'indirizzo direttamente in Non diamo live, l'indirizzo, è che ci sono gli stalker che poi vengono sotto casa. per carità, Non diamo nemmeno il però tuo. siamo, poi io sono da quelle di quelle parti. noi siamo proprio prossimi a Viale Spartaco, prossimissimi. Posto dove sta nascendo da anni ormai l'hip hop, il rap, quelle produzioni migliori, diciamo, romane, lo stesso Achille Lauro muove i primi passi con la produzione del Basement, Quadraro Basement, che Roberto conosce di persona insieme a tanti altri musicisti. Roberto, tra l'altro, ha una bella voce e sarà un cantante successivamente. Non sappiamo Dopo Covid, quando post-Covid, riuscirà a diventare cantante. post-Covid, Post-Covid forse diventerà almeno cantante. piano bar. E beh, Quindi lanciamo il pezzo di Luriddio, lanciamo direi, il a questo. e poi prendiamo il discorso di Berlino come era in quegli anni. Vai. Ok, allora, questo è un pezzo a cui io tengo particolarmente. La produzione, ripetiamo, di Mick Ronson, di Bowie, il Brianino, un pezzo sull'eroina, è una contorsione, un sogno astratto. Sono tutte le turbe di una persona che ha vissuto sulla sua pelle tutte le esperienze più terribili e allucinanti. E l'unica cosa che si chiede in questa canzone è trovare appunto. È un giorno perfetto, e questo è Lou Reed dal suo disco più celebre, Transformer. Just a perfect day. Drinks and gravy in the park. And then later, it gets dark, we go. Just a perfect day. Movie two and then home. Se lo chiediamo ad Antonella, vediamo. Sarò pure sente male. Just keep me.
Valignon perché c'è un po' di lag da parte di Valerio. Stiamo cercando di risolvere il problema audio. Io intanto stavo considerando come è curioso come il marketing e la pubblicità riescono a rielaborare qualsiasi cosa, perché questo pezzo che parla di eroina in realtà è uno dei più sfruttati dalla pubblicità e viene proposto come base romantica, come musica romantica associata alla vendita di prodotti o a, non lo so, promozione di film che hanno a che fare con la coppia e col romanticismo. Certo. E niente. Vale, mi senti? Io ti sento, non so se perfetto. Mi senti bene tu. Adesso sì, purtroppo c'è stato un forte lag mentre andava il pezzo. Ho visto, ci siamo persi un attimino, però esatto, peccato. Assolutamente, come dici tu, poi è stata usata veramente per cose che non c'entra niente, che è il destino che poi capita a tutti i grandi capolavori, quelli di finire sui cornflake oppure insomma accompagnare insomma giovani donne che comprano vestiti, pezzi che realmente poi raccontano di tutta un'altra storia. Assolutamente. Però c'è una storia anche su questo disco, sulla grafica di questo disco, perché io poi girando la copertina mi è venuto in mente, vedi? Ci sono questi sì. Due personaggi. In realtà questa non è una donna, ma è un uomo okay. Che apparteneva alla Factory di Andy Warhol, che produceva dei film molto strani e particolari con personaggi del mondo della strada, quindi chi si prostituiva appunto, transessuali o comunque persone che appartenevano alla New York nascosta. Lou Reed con questo disco qua decide di raccontare a piena voce quello che succedeva in una New York turbolenta e decide realmente di concretizzare quello che aveva iniziato con i Velvet Underground, Venus in Farce e tutta l'epocale traiettoria che aveva già segnato con Heroin, con Waiting for My Man che parla di uno spacciatore, butta tutto questo nel concreto in questo disco qua, che è il disco dove Lou Reed inizia a truccarsi poi tra l'altro, e sicuramente è stato un punto di avvio per quello che è stato il Bowie di Christian F. Ecco, quello è un film che io adoro particolarmente, oltre al libro. Io sono stato un grande osservatore, mi sono sempre goduto quel film, l'avrò visto una decina di volte perlomeno. Sì, anch'io, la prima volta ero piccolissima. La prima volta che sono stata a Berlino, che ero adulta, parecchio adulta, avevo più di 35 anni, però la prima cosa che mi venne in mente è che in quel film era contenuta una frode. Perché se tu guardi il film, Christiana F. sta sempre in minigonna, gli amici stanno sempre in camicia, al massimo con la giacca di jeans. Se tu metti piede a Berlino che non sei abituato, ti congeli. Ti congeli, fa un freddo cane, a cui loro sono abituati. Però il mio primo pensiero fu atterrata all'aeroporto, Christiana F. mentiva. Con sto freddo la minigonna non te la puoi mettere. Certo, beh, è assolutamente così. Ma poi nella veste cinematografica... ovviamente qui tutto cambia. Allora, devo dire che quando sono andata con Antonello l'ultima volta prima del Covid, 6 mesi più o meno prima del Covid siamo andati, perché io ho una carissima amica che vive lì e abbiamo seguito un tour guidato che ci raccontava un po' la storia artistica della città. E la guida aveva messo in evidenza come già negli anni 70 e 80, quindi una ventina d'anni prima della caduta del muro. Sì, cosa? Sì. Sì, sì. Vale, mi senti? No, ti sento. Ti sento, sì, sì. Dicevo, praticamente questa guida ci aveva messo in evidenza in questo tour che ci aveva portato a fare come già
una ventina d'anni prima della caduta del muro, quindi negli anni 70 e 80, per il fatto che comunque la città era divisa a metà ed era così a contatto con l'Occidente e con il resto della cultura europea, anche Berlino Est era un luogo di grande innovazione rispetto alla situazione politica del blocco orientale, ed era tutta la città di Berlino era comunque un luogo di grande fermento culturale, con diciamo anche tipo lei ci aveva spiegato la situazione dello squat. Praticamente gli studenti di Berlino Est avevano titolo a ricevere dalo Stato comunista vitto e alloggio per il periodo dei loro studi, però tra l'averne il diritto e ricevere effettivamente i fondi correvano un lasso di tempo che a volte era di anni, e quindi gli studenti risolvevano occupando stabili a ridosso del muro. Esatto. E quindi creando, diciamo, per tutta la città, nonostante la separazione, un clima di fervore culturale che poi ha dato grandi risultati artistici. Perfetto, sì, era quello il fatto di comunque vivere la città, riprendersi i propri spazi, che poi quello che succedeva negli anni 90 quando tu hai raccontato dell'Officina 99, e questi grandi capannoni diventavano delle discoteche alla fine. Si creavano dei locali all'interno della città dove venivano ospitati i gruppi più forti della scena mondiale, e quindi lì c'è l'aggancio al famoso locale dove David Bowie poi a un certo punto doveva fare il concerto, e lei vive in questa attesa, nell'attesa di andare appunto a questo concerto, perché lei lo vuole vedere da vicino. Tu te lo ricordi però il libro? Lei sì. Ci va al concerto, poi cosa succede dopo il concerto, se ti ricordi? C'è la parte col ragazzo che praticamente c'è la loro sua prima pera. Esatto, si fa la prima pera nel bagno. Perché lei fino a quel momento aveva assunto erba, hashish, vari tipi di pasticche, anche acidi, sì. Ma non aveva mai assunto eroina. Il ragazzo di cui lei era innamorata, Detlef, assumeva eroina e si prostituiva, tra l'altro. Ma lei a quel punto non lo sapeva ancora, lo scopre dopo. Sì. Lei sa infatti è quello il discorso, c'è un legame a doppia mandata tra la droga e il modo in cui si mantiene, il giovane doveva mantenersi per continuare a drogarsi, perché poi alla fine era quello l'arma che lega questi ragazzi molto giovani alla droga. E quindi tutto il passaggio, appunto abbiamo detto Lou Reed, penso che sia stato l'anticipatore di questa tematica, che forse neanche Bowie poteva cantare, perché se tu ci pensi in maniera un po' più analitica, Bowie parla di galassie lontane a un certo punto, invece Lou Reed con i Velvet Underground parlava di quello che succedeva a New York all'epoca, quindi il degrado, l'immondizia, la spazzatura, la prostituzione, tutti questi temi qua nella storia di David Bowie del primo periodo non esistono. Con Berlino lui si fa illuminare la via dai suoi maestri e dice: a questo punto io posso cambiare la mia tematica, posso togliermi di dosso gli abiti di Ziggy Stardust e diventare il Duca Bianco e iniziare a produrre i miei miti del passato, che in questo momento sono nella penombra. E con Christian F. mette su un disco, una soundtrack che non ha pari al mondo, perché c'è, ho qui per esempio questa versione qua, volendo la potremmo anche ascoltare, qui dentro c'è Eros, però viene mixata con Elden, quindi cioè, fa un effetto un po' diverso all'ascolto. Tra l'altro questa, vedi, è proprio la stampa tedesca, Wir Kinder vom Bahom Zoo, non so come si pronuncia, c'è Mattias. E lei è l'attrice del film. E lei è l'attrice del film,
il volto celebre che poi a un certo punto vediamo ricalcato sulle copertine della ristampa del libro, perché sì, poi il Mondo Libri ne produce in Italia le copie, tra cui la copia che io posseggo a casa è una copia Mondo Libri, ovviamente. Allora, io dovrei avere tre diverse edizioni qui da qualche parte. Dai, non so un po'. Se ce l'hai le facciamo vedere durante la puntata, che così. Allora, vediamo se le trovo. No, mi sa che sono negli scatoloni a casa di mia madre. Io, guarda, non ho avuto tempo, ma una delle cose che io conservo gelosamente, è peccato perché non ho avuto tempo, ho dovuto montare un po' di cose, fare spazio in camera perché qua è un macello. E la cosa che ti volevo far vedere era parte della mia collezione di David Bowie. Sono riuscito a trovarne un quarto, piano piano ti mostrerò e mostrerò Fantastico. Ai ragazzi che ci seguono le cose, perché è stata una ricerca incredibile, perché Bowie poi fondamentalmente ormai non se lo vende più nessuno, quindi negli anni le prime musicassette che ho comprato a Napoli mi pare che fosse da Giancarra, la Duchesca, okay, che ancora posseggo gelosamente, sono molto molto legato a queste cose perché per me sono un diario del mio passato. Quindi David Bowie è importante perché attraversa tutte queste generazioni e diventa una sorta di metronomo del tempo che passa. Quindi io adesso, riascoltando con te questo disco, mi ricordo quando nel 2001 io lo compro, che è uno dei poteri dell'LP, che è del supporto fisico, la musica non liquida, che è sempre la migliore secondo me. E questo vogliamo mettere Heroes? Ti va? Vai, a questo punto con Elden? Heroes. Metti Heroes, che poi dopo Heroes ti faccio, sì, fare un balzo negli anni 80. Dopo Perfetto. Heroes. Va benissimo. Allora, 1, 2, 3, 4. Si sente bene ora? Molto bene. Perfetto. Questo è un mixaggio che fanno proprio per il disco. Qui canta in tedesco, Antonella. Ah. Ci vorrebbe Mattias per leggere in maniera esatta questo testo. Io tra l'altro lo chiamo all'appello perché mi piacerebbe che lo recita in tedesco questo pezzetto qua. Non so se ci segue in questo momento. Thank you.
che Mattias, che ci saluta, lo invitiamo in camera, perché così c'è il pezzo in tedesco che è pazzesco, eh? Fantastica questa canzone, che tra l'altro, mo vedi, è una cosa che io non avevo immaginato di metterla a Heroes, perché avevo in mente un'altra canzone che passava, che sta in questo disco sempre, però questa è bella, sta versione qua di Heroes, perché lui la recita, la canta in tedesco in un pezzetto, la metà della canzone è fatta in tedesco, non so se, ecco, la telecamera ci assiste. Sei centratissimo, perfetto. E quindi questa roba qua la fa proprio per la colonna sonora del film. Quindi facciamo un recap del discorso fatto fino ad adesso. Noi sì. Abbiamo un David Bowie che nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale in piena ricostruzione. Ha una prima frase artistica come cantante e musicista beat. Sì. Ha una evoluzione come in qualche modo poeta, personaggio, per cui abbiamo una poetica che non tratta come altri artisti che lui seguiva, a cui era appassionato, la crudezza della realtà della vita, ma si spostava sì. Più su un piano filosofico, come, diciamo, il personaggio dell'uomo dello spazio come sì. Metafora della solitudine, del gelo dell'esistenza, della di come la società ci cambia, se vogliamo, perché lui è un uomo che viene contattato dagli alieni che vogliono prendersi il mondo, quindi in realtà è un uomo che non è un supereroe, con tutte le sue fragilità, che si ritrova in un clima di guerra, che è quello che succedeva al mondo e che succede ancora oggi, la guerra nel Vietnam. Dopodiché, negli anni 70 lui si avvicina invece più ai temi degli artisti che lo hanno sempre ispirato, come Lou Reed, e a un certo punto negli anni 80 io me lo ritrovo nell'86 che fa un film nazional popolare sì. Che io ho adorato quando è uscito, avevo 10 anni e quel film era perfetto per essere adorato da me, che all'epoca avevo 10 anni, che è Labyrinth. Labyrinth, sì. Labyrinth. Il principe di quel mondo là strano. Gnomi. Sì, è praticamente perché... Vabbè, Labyrinth, diciamo,
nel fantasy uno dei temi fondamentali è il romanzo di, dove non viene la parola, di emancipazione, cioè il romanzo, sì, in cui il giovane eroe, quasi sempre maschio adolescente, attraversa, sì, una sfida, e attraverso questa sfida diventa adulto. Il viaggio dell'eroe, poi, tra, esatto, l'altro, quello che dici tu, cioè, poi, nella sceneggiatura Vogler ha tracciato questo percorso, l'ha chiamato il viaggio dell'eroe. Quello per cui quel film era perfetto per piacere alla piccola Antonella dell'86 è, cioè, che l'eroe era femmina, certo, ed era una cosa molto innovativa, per, sì, cui, sì, c'era questo espediente del rapimento del fratellino neonato. Lei odia il fratellino, odia non poter uscire la sera perché deve badare al fratellino. Il fratellino viene rapito dal re degli gnomi, interpretato, esatto, da David Bowie, e lei, cioè, deve attraversare questo percorso attraverso il labirinto per salvare il fratello. Ci sono dei rimandi poi a tutto quello che è il tema della fiaba, come del, diciamo, del racconto, insomma, degli gnomi, delle fate, ma mi viene in mente Lewis Carroll, Alice anche, nel paese delle meraviglie. Io quello che volevo chiedere a te, che sei l'esperto che insegna a me, c'è allora un qualche collegamento tra questa partecipazione a questo film e intanto quello che lui sta facendo come artista musicale, o le due cose sono completamente staccate e lui sta facendo tutt'altro? No, in questo caso penso che fosse una cosa che gli hanno proposto di fare. E lui negli anni 80 aveva fatto altri film, e che io ho impilati in maniera, aspettate, a zero un attimino il cellulare perché se no chiamano. Aveva fatto altri film, aveva fatto questo che io sono molto legato, The Hunger, non so se si vede. Fai vedere? In italiano diventa Miriam si sveglia a mezzanotte. Sì. Dove c'è Catherine Deneuve, tra l'altro, che è la protagonista, una storia di vampiri. Questo in senso musicale è molto più conforme a quello che lui all'epoca stava facendo, okay, negli anni 80 musicalmente. Invece Labyrinth si allontana, però in realtà è una proposta per lui di fare un'altra colonna sonora, perché appunto... c'è un po' di lag? C'è un po' di lag, ci siamo persi Valerio. Vale? Mi senti? Ok. Sì, allora ti abbiamo perso qualche secondo, stavi laggando. Prova a parlare adesso, vediamo come va. No, dice c'è il regista qua che non va. Allora, io su Labyrinth vi posso dire una cosa divertente. Allora, nel film questo re degli gnomi interpretato da David Bowie aveva questa capacità di muovere da prestigiatore questa sfera. Esatto. Questo è praticamente un gioco di prestigio che poi per puro caso ho avuto occasione di fare una lezione come clown. Cioè, è spuntata Maria intanto è spuntata Maria. Cioè, prima della pandemia io ho fatto per 5 anni il volontario clown in ospedale con bambini e anziani, e l'associazione con cui l'ho fatto ha organizzato un corso con un prestigiatore, e questo prestigiatore, che il suo nome è d'arte Flip, è molto versato, è bravissimo in questo gioco con la sfera di vetro. Ok. E ci ha fatto una lezione. E quindi quando io in pausa pranzo lo beccai che stava
rivedendo la lezione che poi ci avrebbe fatto, e rimasi incantata, e la prima cosa che dissi fu labirinto. Sì, sì, e beh, assolutamente. Perché... è un film che comunque ci ha segnato, è tipo La storia infinita, sono quei film sì, che sono stati molto significativi per chi era 10-12enne quando sono usciti. Esatto. Anche per me che l'ho vissuto più tardi, perché ovviamente io nascendo nell'83, il film penso di averlo visto la prima volta in televisione negli anni 90. Penso che fosse attorno al 91-92. In realtà credo che la primissima volta che l'hanno mandato in onda fosse tipo l'88. Perché... io penso di aver rivisto una replica, ma già stavo tipo alla seconda elementare, quindi penso il 90, fosse il 1990. Quindi e penso invece... fosse su Mediaset, perché mi ricordo bene che c'erano tutte le pubblicità in mezzo. No, ma poi non solo, cioè... fu proprio un vizio delle TV di Berlusconi di andare a piragnare il cinema perché non avevano altri contenuti. Cioè, sì, sì, è vero, è vero. Problemi a creare contenuti originali, piragnavano tantissimo quello che era passato nelle sale uno o due anni prima. È stato uno dei grandi artefici appunto della neotelevisione, cioè è stato lo spartiacque tra quella che era la televisione di prima, dove Carlo Freccero, che poi tra l'altro fu mio professore all'università, è stato il suo, insomma, alfiere per questo tipo di nuova televisione. Ossia, non è il programma che è il pezzo forte, ma è la pubblicità con all'interno il programma, cioè... e c'è la serialità che inizia ad avere una forma compiuta con le TV di Berlusconi. Mo siamo usciti fuori un fuori po' dal selciato. Però io ti volevo chiedere, quindi prima che iniziasse il lag, tu mi stavi spiegando il collegamento tra il film che è... aspetta che me lo ripiglio. Miriam si sveglia a mezzanotte. Sì, questo è il titolo che... italiano. Che musica... vabbè, musicalmente David Bowie stava facendo nello stesso periodo. Sì, a livello musicale questo è un film che in realtà è un tracciato preciso degli anni 80. Nel film Miriam si sveglia a mezzanotte c'è Catherine Deneuve, che è già famosa a livello mondiale, c'è una giovane Susan Sarandon che nel ruolo della dottoressa, e c'è David Bowie che fa l'amante della donna vampiro che è Miriam. Quindi un David Bowie che compare per un quarto del film, perché poi successivamente lui, non spoileriamo le cose, ma non ci sta. Per chi non l'ha visto lo vorrà vedere. La cosa figa è che lui prende il mio cantante preferito della New Wave inglese, che è Peter Murphy, dei Bauhaus, quindi non la corrente artistica tedesca, ma il gruppo musicale della Batcave londinese, e decide tramite la frequentazione con Peter Murphy, che gli somiglia tanto sia a livello vocale che fisico, decide di creare una colonna sonora ad hoc sullo stile musicale che lui stava facendo e che aveva influenzato ovviamente la musica dark inglese, ma tutti gli artisti inglesi di quel periodo. Allora Bowie ha influenzato Joy Division, Cure, Bauhaus. Tutto quello che è stato gli anni 80 sono una derivante netta dalla musica di David Bowie. David Bowie riconosce in Peter Murphy, se Roberto si sposta, alza leggermente, vorrei far vedere un poster ad Antonella, poi dopo puoi stare comodissimo, ti faccio vedere un poster, non so se si vede bene, lo vedete questo qui che sta in un rosone? Aspetta, quale? A fianco è Joy Division. Questo a sinistra dei Joy Division. Esatto. Questo è Peter Murphy. Okay. Non so se noti, ma c'è una netta somiglianza a livello di viso a David Bowie. Cioè il viso molto squadrato, ossuto, i capelli irti in testa e via dicendo. Peter Murphy incide Ziggy Stardust. Ok. Ne dà una sua versione. David Bowie rimane impressionato dalla versione di Peter Murphy e dice: questo è il mio successore. Allora, per il film, lui prende la sua musica di quel periodo, chiama Peter Murphy, loro avevano un disco in successo all'epoca, i Bauhaus, che si chiamava Bela Lugosi's Dead, che parla appunto dell'attore del cinema muto che interpreta Dracula, e
l'intro più bello del mondo in un film di Bowie è tracciato da Peter Murphy e da Bauhaus su appunto Bela Lugosi's Dead, perché è l'inizio del film quando loro entrano nel locale, Catherine Deneuve accompagnata da David Bowie, e sul palco in una gabbia c'è Peter Murphy che recita appunto questa poesia maledetta dedicata a Bela Lugosi, che si è fatto seppellire quando è morto, perché era nella sua volontà, da Dracula. Era il Dracula più famoso del mondo, quindi dice: io quando muoio voglio essere seppellito con i panni di Dracula. E questo è proprio in linea con la musica di quel periodo, perfetta, perché è elettronica, ma punk ma più modaiola, quindi anche new wave, tetra, perché era un periodo in cui lui a Berlino aveva scoperto un lato più oscuro della musica, che influenzerà ovviamente artisti come abbiamo detto, come Joy Division e Bauhaus, che poi ovviamente fanno le sue cover. Ian Curtis, che muore a 27 anni impiccato, uno dei suoi leader spirituali era David Bowie, perché lui era un ragazzino quando Bowie era fantastico, era al culmine del suo successo. Sid Vicious va ai concerti di David Bowie quando aveva 14 anni, ci sono delle foto che mostrano Sid Vicious ragazzino che va a vedere Bowie, e che Bowie è il personaggio che cambia la musica, non è realmente l'inventore di quel che fa, ma come dicevo di Warhol è il catalizzatore di tutto il periodo, cioè lui riesce ad agglomerare nella sua musica tutto quello che ha visto, tutto quello che gli piacerebbe essere. E lui parte da un presupposto, che l'artista con una faccia sola è un artista che verrà ricordato sempre con quel tipo di faccia, ma l'artista che sa cambiare, che sa interpretare un periodo con volti nuovi, è Dio. È riuscito a essere tante persone insieme, uno nessuno e 100.000, e a raccontare di epoche e periodi diversi tramite i suoi personaggi. Una delle frasi più famose, non è nemmeno quella sua: sarai un eroe soltanto per un giorno. La frase di Warhol, nemmeno quella è sua, ma detta da lui tu ti ricordi che l'ha detta in Eros. Cioè, questa è la cosa assurda. David Bowie non inventa nulla, ma riesce a raccontare meglio degli altri le esperienze. William Burroughs lo intervista, un dio della Beat Generation, lo intervista e gli chiede chi fosse Ziggy Stardust, e lui racconta allo scrittore americano che era un uomo. Quindi Burroughs, Andy Warhol, tutti i personaggi che aveva lui come miti, poi alla fine lui li incontra, gli ruba qualcosa, li inserisce nel suo contesto perfetto, e oggi un ragazzo di 15 anni, se tu gli dici, cioè, sarai un eroe solo per un giorno, come David Bowie. Invece Andy Warhol, Bowie ammise questa citazione, disse: nel futuro tutti saremo almeno famosi per 5 minuti. Da questo trae ispirazione la you will be heroes just for one day, dice nel testo della canzone. Sarei un eroe almeno solo per un giorno. Questo disco qua, cioè scusami, questo film qua è un altro film che segna la carriera cinematografica di Bowie, L'uomo che cadde sulla terra. Okay. Questo è un altro film emblematico, pazzesco. Quindi sicuramente più figlia dei suoi tempi e figlia della sua musica è la colonna sonora di Miriam si sveglia a mezzanotte, anche se Labyrinth gli permette di avere un altro personaggio da inserire alla sua galleria, perché Bowie tra l'altro è un mimo. Una delle prime cose che fa Bowie prima di diventare cantante, lui studia mimo e amava molto interpretare con la gestualità la musica. Quindi la sua musica non è solo una musica d'ascolto, è una musica visiva. Lui tra i primi esce fuori con i videoclip in televisione, in anni in cui i videoclip non si facevano. Incontra Salvador Dalì, che gli presenta Amanda Lear. Amanda Lear era già conosciuta dai Rolling Stone, quindi è stata la donna che ha ispirato Sympathy for the Devil, il film di Godard, che è tratto fuori dalla creazione del pezzo dei Rolling Stone. E con la frequentazione con Amanda Lear, David Bowie, perché David Bowie diventa il fidanzato in quel periodo di Amanda Lear, riesce a dare una teatralità maggiore alla sua musica, e qui siamo sempre nei tempi più o meno di Berlino, però nello stesso tempo
riesce a teatralizzare ancora di più la sua figura. C'è una bella intervista, per chi vuole recuperarla su YouTube, che è un making of del video che hanno fatto lui e Amanda Lear, dove lui gli fa, cioè Amanda Lear gli fa la domanda: ma tu chi sei? E David Bowie a questa domanda ha risposto sempre in mille modi diversi. Quindi questo ad avvalorare la mia tesi che David Bowie è un pittore bravissimo che ha saputo riunire tutti gli elementi della sua vita, però a differenza di altri ne ha fatto un'opera d'arte. C'è chi scriveva le canzoni, magari inventava il ritornello, lui riusciva a fare da quel ritornello un'opera d'arte, magari non era suo. Mick Ronson dicono che sia stato saccheggiato da David Bowie, e tra l'altro una carriera poi infelice, lui muore abbastanza povero, però è, più degli altri riesce a raccontare il suo tempo. Questa è la potenza di David Bowie ed è l'artista che tra le forse centinaia di quelli che io adoro, io lo metto tra i primi 10. Allora, saltelliamo rapidamente per arrivare alla fine della vita e la carriera, ma non possiamo non citare quando nel 1996, 10 anni dopo Labyrinth, lo ritroviamo in un film bellissimo che io vidi al cinema, che è Basquiat, dove lui interpretava Andy Warhol. Esattamente, tra l'altro lo fa molto bene. Sì, 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 in un modo incredibile. Sai che io questo film l'ho visto per sbaglio 4 settimane fa, perché era un film cult che io non avevo mai visto, non so perché, e l'ho rivisto e mi sono prefigurato un'idea sapendo che c'era Bowie dentro. Dico, chissà che succede, ma lui è uguale, è una cosa incredibile. Tra l'altro Basquiat, ritornando all'idea dell'utilizzare gli elementi, nel film lo fanno vedere chiaramente, Basquiat viene utilizzato da Andy Warhol, perché a un certo punto Warhol capisce le potenzialità di Basquiat e dice: tu devi entrare nella mia squadra. E quello che ha fatto Bowie con Lou Reed e Iggy Pop, gli ha dato una vita nuova, però tramite la loro musica lui ha potuto crearsi la sua vita e sicuramente poi ha voluto essere il più grande artista del mondo, perché ha detto: io non solo voglio diventare più famoso di loro, ma io voglio produrre i loro dischi più famosi. E ci è riuscito, perché parliamo di 150 milioni di dischi, milioni di dischi venduti in vita Bowie. Adesso ne vende qualcosa come 5 volte e ogni giorno si vendono dischi di David Bowie in tutto il mondo, e i dischi di questi artisti qua, che probabilmente senza Bowie non esisterebbero, perché Lou Reed era nel dramma dell'eroina, lui l'ha ripreso, l'ha fatto rivivere, l'ha fatto cantare, e c'è un film dell'anno dopo, se non sbaglio, di quello che dici tu, che è Basquiat, che è questo, che è un Vangelo apocrifo sulla storia di Bowie, che lui non ha mai voluto, diciamo, riconoscere come autentico, che è Velvet Goldmine, da recuperare assolutamente, dove nel cast ci stanno attori del tipo di Ewan McGregor, Russ Meyers, Tony Collette e Christian Bale addirittura. Christian Bale fantastico dentro questo film qua, è incredibile. È l'epopea di una persona che è stato figlio dei suoi tempi, ha saputo imparare dai maestri, ha saputo riscattare i suoi maestri, che è una cosa che riesce a pochissime persone. In Basquiat io l'ho adorato, è un film che voglio rivedere, perché sono rimasto colpito intanto dalla recitazione del ragazzo che fa Basquiat, e poi io non sapevo tutti questi aneddoti, cioè che a un certo punto lui prende valore, quindi la gente stacca per strada i cancelli con le firme sue al muro, non so se ti ricordi, quando lo picchiano lui, no? Sì. Lui interviene e fa: sono io quello che state rubando. Dice: adesso gli do più valore, fa la famosa corona sul cancello metallico. I ragazzi dice: ah, sei tu, lo picchiano, lo corcano di botte e si prendono il cancello e lo vanno a vendere. Basquiat è come Warhol, perché a un certo punto prende un pacchetto di sigarette, lo firma e lo regala a una persona, e questa persona lo vende a qualcosa come $2,500. E c'è il pezzo con Bowie, divertente, che gli fa: lo sai che l'hanno venduto a $2,500? E Bowie Warhol fa: beh, è un buon prezzo, $2,500 è un buon prezzo, è quello che vale con la tua firma, quel pacchetto di sigarette.
E questo mi vengono i brividi a pensare a una persona che firma un pezzo di carta e questo pezzo di carta vale magicamente poi 2500 dollari. Beh, in realtà, oddio, come è tutto un meccanismo che si crea di cui noi un pubblico siamo sia gli artefici che le vittime, e i nostri artisti preferiti anche loro sono sia gli artefici che le vittime di una specie di frullatore che fa sì che poi un foglio di carta firmato possa valere 2500 dollari. Cioè, gli artisti creano noi che siamo il loro pubblico e i loro ammiratori, e noi creiamo loro che sono i nostri miti. E poi una cosa che succede a pochi in vita, perché la rivalutazione avviene sempre di solito dopo la morte. Invece questi artisti qua, parliamo di Basquiat, eccetera. Basquiat fa, nel film lo fa, lo dice un giornalista, quello che lui aveva realizzato nella sua vita. Dice, lei all'età di 23 anni ha esposto in tutto il mondo, è stato l'amante di Madonna, ha venduto quadri per migliaia e migliaia di euro. Andy Warhol, l'inventore degli anni 60, dice che lei è il ragazzo più bravo al mondo al momento, come ha fatto a fare tutto all'età di 23 anni? E questa è una cosa fantastica, non riesce a tutti questa cosa qui, non riesce a tutti di diventare un fumetto, cioè questa è una graphic novel su David Bowie fantastica, ed è una delle tantissime graphic novel che ci sono su Bowie. Bowie diventa un fenomeno, ma non abbiamo parlato del look, di quanto i pantaloni a zampa glitterati insieme alle scarpe a zeppa, gli stivaloni a zeppa hanno influito, il taglio di capelli che poi si è rivisto nel punk, nella new wave, il trucco, il make up, prima di tutti forse solo gli artisti progressivi italiani più che inglesi avevano anticipato il discorso del make up, di Osanna mi vengono in mente, e sono stati i progenitori del glam. Hanno ispirato addirittura Peter Gabriel, sono napoletani tra l'altro. A proposito del look, vorrei, non so, allora, tu come pensi di chiudere? Perché io pensavo di fare una riflessione su come molti artisti, tra cui David Bowie, hanno proposto il problema del genere ben prima che il problema del genere venisse sentito da tutti noi nella nostra vita quotidiana. Oggi come oggi, nel 2021, l'idea della fluidità, del diritto di non essere marcatamente uomo, donna, di presentarsi in pubblico nel modo in cui ci si sente più a proprio agio, a prescindere dall'etichetta sociale, è un problema molto sentito e dibattuto. Abbiamo artisti come David Bowie che ci hanno proposto la problematicità del dividere la società in maniera netta tra due generi distinti 50 anni fa, con una grande modernità, sensibilità, capacità di vedere oltre le convenzioni. Mi sono persa Valerio. Mi lagga Valerio. Non ti sentivo più, Antonella. Non sento più Valerio. Io ero tanto contenta di aver tratto questa brillante riflessione, ma non c'è un Valerio che mi può dire sì. È vero. Allora, io ho perso un pezzo importante, mi sa, perché tu stavi parlando di gender e poi è caduta la linea. Sì. Cioè, non ti ho sentito più.
Riavvolgo il nastro. Dicevo, oggi come oggi, nel 2020, il problema delle relazioni tra i generi e proprio del genere come identità dell'individuo e anche il problema di dire io mi devo mostrare in pubblico come mi sento a mio agio, come voglio apparire, non come la società convenzionalmente vuole che io appaia. Tutta questa questione oggi è molto al centro del dibattito delle persone comuni. Artisti come David Bowie ce l'hanno proposto 50 anni fa tutta la problematicità che è legata all'essere uomo, all'essere donna, alle convenzioni sociali collegate all'essere uomo e donna, anticipando così di 50 anni 40-50 anni, un tema che poi oggi per noi è molto comune, certo. Hanno dimostrato una sensibilità straordinaria e una capacità di vedere oltre, molto oltre le convenzioni del loro tempo. Assolutamente, sono stati appunto gli avanguardisti come lui e alcuni registi americani degli anni 50 che si occupavano già di gender nell'America, insomma, America repubblicana degli anni 50, ad aver creato una nuova veste anche a livello sociale, al di là della questione prettamente politica ideologica, ma in realtà il look è politica, come dicono alcuni, no? Quindi in realtà avere una propria individualità che è slacciata dall'essere uomo e donna è stato un potere che gli anni 70 ci hanno regalato. Poi mi veniva in mente, mentre era caduta la linea, ti ho cercato questo pezzetto che ti rende l'idea, che è un po' la bandiera, è Rebel Rebel, dice: tua madre ha una gran confusione in testa, non sa bene se sei un ragazzo o una ragazza. Dice: ehi tesoro, i tuoi capelli sono a posto, usciamo insieme stasera. A me piace tutto, voglio ballare, saremo divini, tu ami le band che ci vanno, suonano duramente. Hai la faccia che è un casino, gli dice. Your face is a mess. Dice, ribelle, ribella, hai la faccia che è un casino perché è tutto truccato ma male. Non si capisce bene, la madre non riesce a capire se è un uomo o una donna. Ed è quello che ha creato Bowie, insomma, in quel periodo là, insieme agli artisti del glam rock. In realtà poi è forte questa cosa, perché Elvis Presley, i Beatles, David Bowie, hanno tutti una cosa in comune, forse i Beatles no, ma Elvis Presley certamente, anche David Bowie, che facevano un tipo di musica che stava andando all'epoca, un tipo di musica che era colorato da un look che era già in uso. Il glam rock non se l'ha inventato David Bowie, questa è la prima cosa da dire. C'erano degli artisti che si vestivano da donna e andavano sul palco con un tipo di sonorità rock and roll. David Bowie è stato quello che principalmente l'ha saputo fare meglio le cose. E quindi tu riconduci il rock and roll a Elvis Presley, ma c'erano i neri che facevano già musica 10 anni prima di Elvis Presley. Forse proprio perché Elvis Presley era bianco, possiamo dire, allora, è diventato un artista di massa, anche per le doti che indubbiamente aveva. E Bowie è quello che sa concretizzare in maniera industriale un modo di fare l'arte, quindi è un buon manager di se stesso, oltre ad essere un grande artista, ed è colui che ha messo in piedi realmente cos'è il glam, ha spiegato cos'è il glam. Al di là dell'attitudine di andare vestiti da donna, negli anni 70 si faceva, lui è quello che meglio degli altri ha concretizzato quell'attitudine, quello è il potere suo, capisci? È tutto là. Ok, allora, un paio di cose. Allora, una sì. Su Elvis Presley, io da ignorante so che gran parte del suo repertorio era acquistato, debitamente acquistato, da artisti di colore che non avrebbero mai trovato una produzione o una produzione al suo livello. Certo. Ok, sì, che sì. Quindi lui praticamente dava il volto bianco e rispettabile a tutto un genere musicale che, se fosse stato presentato con l'aspetto dei suoi veri autori, non sarebbe stato percepito come rispettabile e quindi commerciabile. Assolutamente, okay. E anche Bowie fa la stessa cosa, cioè
ovviamente se gli artisti come i New York Dolls erano troppo aggressivi, lui cercava di parlare dello spazio, di tematiche che appartenevano a quel tempo, ma senza risultare troppo ruvido, perché alla fine la provocazione di Bowie è più nel look e in quello che comunica col suo aspetto che nelle prese di posizione. Non c'è una forte attitudine politica, in realtà si muove a livello sociale e di immagine, cioè lui vuole cambiare le regole del genere, vuole far capire a tutti che possiamo tranquillamente tirar fuori il lato per le donne, il lato maschile, e per gli uomini il lato femminile. E tendenzialmente si distacca comunque da un'idea della musica come politica, quello che era avvenuto nel 68, oppure della musica come opera musicale, quindi violini, tutto quello che il progressivo voleva. Lui fa rock and roll, ancora una volta fa rock and roll con Rossetto, come dice John Lennon quando lo incontra. Gli chiedono cosa è il glam rock quando lui becca David Bowie e dice è un rock and roll con Rossetto. Con Rossetto. Okay. Ed è una frase che racconta tutto, perché poi alla fine non è un genere nuovo, è il look che cambia quel tipo di situazioni. E Bowie è stato l'inventore di centinaia e centinaia di abiti e look, quindi è colui che ha saputo incarnare meglio il suo periodo, e successivamente se ne distacca, deve ammazzare Ziggy Stardust perché è diventato più noto di lui per poter produrre altre cose ed essere ricordato non solo per l'uomo venuto dalla terra, caduto sulla terra, ma essere ricordato per il grande artista che è stato. Tra l'altro muore giovanissimo, con una produzione sconfinata, cioè veramente dischi su dischi e dischi. Black Star, l'ultimo capolavoro della sua carriera, con Lazarus, e poi parla della morte, Black Star. Quindi lui sta in scena fino alla fine. Produce a Broadway il musical di Black Star. Black Star va in distribuzione. Black Star, io me lo ricordo, io c'ero all'epoca, siamo attorno agli anni 2014-2016, non ricordo bene. Wikipedia quando è morto ci dice Paolo. 2016, e mi ricordo bene che mi chiamano da un negozio di Roma per comprare il disco. Questo disco adesso vale attorno ai 1000 euro, però in realtà quando è morto David Bowie, 4 giorni dopo l'uscita del disco in Italia, il disco valeva 2500 euro, il vinile bianco di questo disco qua, perché si erano esaurite tutte le copie. Non è mai successo al mondo che un disco esce e poi 4 giorni dopo muore l'artista e si vendono tutte le copie di questo disco. Non esistono più i 45 giri. Il mercato del CD ha dovuto programmare delle ristampe con la crisi che c'è del CD. Il vinile sta andando benissimo, ma il CD è in crisi. Hanno dovuto programmare migliaia e migliaia di ristampe, e David Bowie diventa ancora più grande dopo la morte. A Broadway in scena la morte, perché viene mandato lo spettacolo a Broadway, lui vuole presenziare, non ce la faceva nemmeno più a muoversi. Poi non so se avete visto il video di Lazarus, c'è cioè lui con delle bende. Perché proprio era quello che gli succedeva a lui in quel momento. Lui stava morendo e voleva parlare di morte nell'ultimo disco. Quindi un artista completo a tutto tondo che sta sul palco fino all'ultimo respiro, per citare Godard. Però è quello è stato David Bowie. Lui non ha mai mollato l'idea dei suoi doppi. Non si è mai capito chi realmente fosse David Bowie, perché lui è una somma di persone, di esperienze, e tutto quello che ha fatto è realmente storia. Se oggi vogliamo studiare gli anni 70 e gli anni 80, dobbiamo occuparci di David Bowie, perché è stato il maggior esponente interprete di quel periodo. Parlo degli anni 70 e 80, perché il Bowie degli anni 90 a me non è che piace tantissimo, come quello degli anni 2000, tranne Black Star, che per me è un grandissimo disco, un grande, grande capolavoro. Okay. Ultima idea che ti volevo dare a te. Vai. Per parlare, e tu te la ricorderai sicuramente, questa fa ridere, dopo la morte il divertimento, e quando lui va allo spettacolo di Celentano, tu te lo ricordi secondo me, sì. Che andò e Celentano gli ha detto delle cose incredibili, dice vogliamo salvare il mondo, e lui stava lì a dirmi, che vogliamo fare? Questo è fantastico. Allora, cioè no, però aspetta, di Celentano
Io una volta su, non mi ricordo che canale Radio Rai, perché io sono vecchia dentro e ascolto Radio Rai, ho sentito un'intervista a uno degli autori di Fantastico, un autore che era stato autore sia sotto la conduzione di Pippo Baudo, sia sotto la conduzione di Celentano. Ah. Ok, quindi lui aveva vissuto questa esperienza dei due diversi tipi di conduttori, è l'autore che si deve relazionare. Allora, lui fa un esempio, bisognava intervistare i Bee Gees. Come si sarebbe comportato Pippo Baudo? Pippo Baudo 6 mesi prima sarebbe andato dall'autore, gli avrebbe detto di raccogliere tutto il materiale esistente che c'era a disposizione, esatto, di tradurre dall'inglese quello disponibile solo in inglese e di farglielo avere. Dopodiché se lo sarebbe studiato tutto, avrebbe lui scritto le domande che avrebbe sottoposto al suo autore per un confronto. Pippo Baudo. Certo. Però i Bee Gees andarono con la conduzione di Celentano, quindi questa me l'ero persa sta cosa, quindi li presenta lui i Bee Gees. Sì, li intervistò lui e la preparazione, nonostante, allora, quest'autore memore della gestione Baudo si era preparato, aveva studiato, aveva raccolto materiale, aveva fatto tutto un lavoro bibliografico. La preparazione di Celentano si riduce che 10 minuti prima di entrare in scena va da quest'autore e gli dice: dimmi qualcosa di loro. Cioè, ovviamente un tipo così gli metti David Bowie davanti che gli dice... E gli dice: io mi ricordo ancora, tu sei un tipo in gamba, lo vogliamo salvare il mondo. Ecco. Mi hanno detto che sei un tipo in gamba. Mi hanno detto. Poi era spaventatissimo perché ha prima pensato a uno scherzo, la faccia cambia proprio, c'è un video su YouTube che lo fa vedere. Poi dopo un po' capisce che Celentano è serio per fargli questa domanda. Allora lui, che aveva vissuto gli anni 60, è stato hippie e tutto il resto, sapeva bene che la musica può aiutare la vita. La musica non può cambiare le cose se non c'è l'impegno delle persone, quindi allora salvare il mondo per lui era un'idea abbastanza tosta da dire in quel momento in Rai, e disse: io non sono in grado di salvare il mondo, cioè, e questa la potenza della musica è quella di raccontare il periodo, di farti stare bene. La musica come l'amore, sono eterni se ci credi. E quella è la cosa bella. Io credo molto nella musica in questo periodo della mia vita. Vorrei credere pure un po' nell'amore. Però forse a volte le cose avvengono in maniera separata. Nella musica tu ti innamori pure, quella è la bellezza. Non c'è un impegno di frequentazione. Però è una cosa che ti rimane addosso per tutta la vita. A volte le relazioni no, purtroppo. E questa cosa Bowie la sapeva. Quindi non voleva parlare, come parlare di Dio in televisione. Cioè, secondo me, ci sono argomenti che vanno trattati in un certo modo. È come far vedere il bambino appena nato. Non lo so, io sono molto timoroso. Cioè, io mio figlio un giorno non vorrei fare una foto quando il bambino ha 2 giorni, 3 giorni. Perché penso che lui debba avere la sua libertà. E così il discorso della musica. La musica etica e poesia non per forza deve cambiare il mondo. Poi se quelle persone vogliono ascoltare i poeti e tramite i poeti vogliono farsi forza e vogliono cambiare la situazione, lo devono fare col loro impegno, ma non con le parole. Ecco perché Bowie probabilmente fece una delle cose più belle che io ho visto far fare, che è stato non rispondere alla domanda. In quel momento la domanda è una domanda posta male. Come se io ti chiedo a te: ma che cos'è l'amore? È una domanda che è posta malissimo. Cioè, non puoi chiedere di una cosa così ampia e complessa, buttarla ai livelli di io e te ci uniamo, siamo famosi e salviamo il mondo. Sarebbe troppo facile, avrebbero già fatto tante persone. Cioè, Bono, che comprava porzioni della foresta amazzonica, non ha salvato il mondo.
Però, ti è semplicemente sgravato le tasse, probabilmente, per fare serenità quella no, cosa là. questa falsa convinzione di essere il messia. Se sai cosa dovremmo fare una volta? Sì, Una video. io sì, io ti faccio fare quello che vuoi, tu mi proponi e io lo E faccio, allora senti, guarda, perché io mi trovo bene, sappiate questa cosa, io con Antonella mi trovo bene. allora senti, tu conosci Joan Tra l'altro è arrivato Lumi? pure il caffè, Antonè, A me no. proprio alla grande. Joan Lui, il film. L'hai Sì, quello visto? di Celentano, come c'ho pure l'LP a casa. Io pure. Lì ti parla del tipo che può essere una sorta di Gesù Cristo, lì, che è come si Esatto. vedeva lui all'epoca, probabilmente. Allora dovremmo fare una live in cui guardiamo il film insieme agli spettatori di Twitch e lo commentiamo. Fighissimo, oh, grazie. Beh, quello ci sto, io ci Sì. sto da adesso, ti dico, mi devo preparare Fantastico. perché il disco io non lo ascolto da 6 anni, quindi Io io me lo devo me lo ricordo a riascoltare memoria. Allora, tieni e mi devo presente. rivedere il film poi, perché ne No, devo no. parlare, io non me lo ricordo più il film. No, lo devi rivedere insieme a me. Non ti devi preoccupare. Non ti sento più. Ok, Io ti sento bene, non so, a te ti dicevo, sento bene. non ti devi preparare. Ah, ok. Deve Vabbè, essere anche tu. proprio così, all'impronta. Va bene, io mi diverto. Sì, facciamolo. Ok. Tra l'altro parliamo pure un po' di Celentano che a livello di rock and roll ha fatto, insomma. Allora, tieni presente che io tra gli 8 e i 9 anni sono stata una fan di Celentano sperticata. Io pure, alla stessa età tua. Penso che avessi 10 anni, 9 anni. Io Era per il. quello che mi piaceva di più Il mio all'epoca. nono compleanno ho costretto quei poveracci dei miei genitori a portarmi al cinema a vedere Joan Lui. Ah, l'hai visto Al proprio a cinema per il Mastra. mio nono compleanno, era il 9 giugno dell'85. Pazzesca sta cosa. Vabbè, questo avrei voluto esserci perché in realtà alla fine degli anni 80 io sono innamoratissimo di quel periodo là. In realtà me li ricordo sì e no perché avevo 5-6 anni. Mi ricordo benissimo, per esempio, di quando papà mi portava in giro a comprare i dischi, no? E lui amava Celentano, era uno che gli piaceva Celentano e io ascoltai Celentano ed è stato, penso, il primo amore ancora prima di Lucio Battisti. Lucio Battisti avevo 15 anni, no, di meno, avevo 12 anni quando mi innamorai di Battisti, 95. Allora, Poi guarda, io Battisti, un altro che dico, secondo me è una puntata la dovremmo fare. sì, Quello che certamente. lì. Allora, poi dobbiamo fare pure qualche puntata dove io ti parlo di cose giuridiche Io lì ti ascolto perché veramente su queste cose, Antonella, io a te. Allora, alzo le mani. Mi però. arriverebbero delle lettere dei tuoi follower che mi dicono: ma che cacchio sta di questo a un Allora, certo tu hai sentito che, diciamo, a ridosso di Pasqua, un operaio di Taranto è stato licenziato dall'acciaieria per punto? No, io un. non la so. Allora, praticamente, cioè, è girata questa notizia di questo operaio che è stato licenziato dall'acciaieria di Taranto, ArcelorMittal, ex Sì. Ilva, per un post su Facebook. Era un post su Per Facebook un dove lui aveva post scritto. su Facebook. Aveva scritto lui su Facebook? Allora, lui su Facebook, allora, in quei giorni era programmata su Canale 5 la messa in onda di una fiction con protagonista Sabrina Ferilli e registi Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Questa fiction è ambientata in una città che sembra Taranto, ma non è Taranto, dove c'è Ok. un'acciaieria che sembra l'ArcelorMittal ex Ilva, ma non è lei, si chiama Gisal, Sì. e praticamente parla di questa bambina che muore per un problema neurologico, scusate, e
Quanto è bella, vero? L'adoro, è la luce dei miei occhi. Un giorno portala qua a casa. Assolutamente. Appena gialle e arancioni, ho capito come ci possiamo muovere, te la porto. Comunque, praticamente questa fiction, la Ferilli, è la madre di questa bambina che muore per un tumore al cervello perché ha alti tassi di piombo nel sangue. E quindi tu ti accorgi che c'è una certa paraculaggine da parte di chi ha prodotto questa fiction, perché è certo. Come dire, ah, questo è quello che succede a Taranto, ma io non te lo posso dire, allora te lo racconto come fiction. Questo operaio, che è anche giovane, padre di due figli, mi fa un sacco di tenerezza. L'ha presa un po' sul serio questa fiction e ha scritto, sì, un post su Facebook dove diceva che non è una fiction, che è proprio quello che succede a Taranto e che l'ArcelorMittal sono tutti assassini. Aia, pesante è stato lui. Diffamazione. Però probabilmente qualcosa di vero chissà c'era pure. Lo so, però supponi che tu sai che io ho commesso un omicidio. Assolutamente, sì. Però non lo puoi dimostrare, non hai le prove. E automaticamente non lo puoi dire. Perfetto, perché se lo dici io ti posso querelare per diffamazione. Querelare, assolutamente sì. Questo succede, tra l'altro spieghiamo anche, perché questa è una delle poche cose giuridiche che succedono in Italia, che ne so qualcosa anch'io. Anche il contrario, ragazzi, cioè se vi succede il contrario, ossia e vi fanno delle intimidazioni e delle minacce, sappiate che nel mondo del lavoro queste cose non ci devono stare. Cioè sì, è una cosa a due vie. Voi non dovete parlare di quello che non sapete che è certo, perché c'è un vincolo anche, tra l'altro, a livello contrattuale nelle cose, però nello stesso tempo ogni dipendente è tutelato dalla legge. Esatto. Nessuno deve avere paura di difendersi nel momento in cui viene attaccato. Questo è l'argomento del lavoro, tra l'altro a me quello è una cosa che io a livello filosofico ti sono vicino, perché io penso a tante persone che vivono male sul posto di lavoro, alle persone, io ho letto anni fa e c'erano persone che gli veniva fatto il mobbing e venivano spostati da un ufficio vicino al bagno, gli veniva data un'area molto ristretta. Tutta questa tematica qua mi colpisce molto, perché io vorrei che il lavoratore, quello che si fa in quattro per la sua equipa, la sua squadra, viene trattato bene. Io non so, sto ragazzo aveva sicuramente esagerato, però perdere il lavoro per un uomo che c'ha due figli, un ragazzo che c'ha due figli, a me questa cosa mi tocca molto. Guarda, io sono molto sensibile su questi argomenti. Ho approfondito molto la vicenda. In realtà l'idea che mi sono fatta io è che lui sia stato molto mal consigliato dal sindacato, perché sì, assolutamente, a volte ci sono gli errori, perché praticamente la legge cosa dice? Tu compi diffamazione contro il tuo datore di lavoro, il datore di lavoro ti applica la sanzione della sospensione e poi ti certo. dà 5 giorni per spiegare perché, motivare, esatto. Allora, anche se la piattaforma Facebook, questa è una cosa, un grande dibattito, non deve essere considerata come oro colato, cioè il web. Però aspetta, ferma, se io vado al bar sotto casa, sì, e dico che il mio datore di lavoro fa le fatture false, non è la stessa non cosa. Non ha valore, no, è non ha valore, perché è una parola, però è un parletto. No, c'ha valore anche quello, dici? Sì. Cioè, nel momento in cui io pubblicamente davanti a un certo numero di persone esterno questa cosa, ovviamente, esatto, certo. Due, sì, tre. Quella è diffamazione. Esatto. Quella è diffamazione. Allora è diffamazione anche su Facebook. Assolutamente. In questo caso sì, ma anche, guarda, è tutta una cosa che viaggia su due binari, perché a questo ragazzo sicuramente gli saranno successe un po' di cose, è stato mal consigliato,
vi dovete informare bene prima di fare le cose. Questa è un po' una stronzata. Assolutamente. Però la paura che c'è all'interno oggi del lavoratore è quello del non essere licenziato. E questo tema del... appunto a volte succedono delle storie che superano la fantasia, cioè persone che a un certo punto veramente si ritrovano in degli strani mondi dove per quale ragione ci sono finiti non è grazie a Dio sicuramente. Allora senti, sono questo è un argomento molto delicato, cioè poi ne parleremo e tre minuti, quindi io direi facciamo così. Hai letto Mauro che ha scritto sotto, perché sì, è particolare. C'è Roberto che crea inquietudine in Mauro, perché Roberto è una figura oscura che vive in questa camera, è una sorta di Deus ex machina. Adesso si è sdraiato, io ve lo inquadrerei, ma non so. Diciamo che è uno spettacolo che lascia il tempo che trova. Ce lo immaginiamo come Paolina Buonaparte, nell'anonima statua. Se volete io ve lo inquadro, ditemi voi. No, se io volete ti aspettare dire... che... Sono, visto che eccolo sono due qua, ore e quattro minuti, ok? Sì. Beh, oh, ciao! Allora, sabato prossimo, domenica prossima, sì, ci guardiamo Joan Lui. Dai, mi raccomando, beh, non te lo vedere. No, non me lo devo vedere, però mi rimango così, perché io mi ricordo solo sto partito comunista, non... cioè lui aveva dei rimandi al comunismo, al nazismo, cioè, voleva fare tutta una cosa particolare. Una cosa meravigliosa. È una cozzaglia di roba poi quel film, sì, perché lui là è partito proprio con la testa, cioè il mistico, però no, ma film non solo, me lo ricordo assurdo. Se tu hai visto, hai sentito parlare... di Adrian, la serie evento. Come? Sì, perfetto. Sì, mi sono occupato anche di quello. Ho I fatto una tesi sono... di laurea, ho fatto da consulente per una ragazza che parlava anche di Adrian, quindi ecco. Sì, su quello perfetto, sono ferrato. E c'è un collegamento stretto tra i due lavori, secondo addirittura me. Sì. Comunque. Perché pure là è una sorta, diventa una sorta di supereroe. Tra l'altro c'è Lentano che c'ha un fisico scultorio nel fumetto di... dovrebbe essere Milo Manara, no? Milo Manara ha detto che lui ha presentato soltanto i bozzetti dei personaggi. I muscoli sì, ad Adriano ce li ha messi la casa di produzione coreana. Lui si è discostato dai muscoli. Anche se poi è finito lui tra i grandi artefici di quel tipo di prodotto, che doveva fare un botto, perché loro avevano previsto che questo facesse dei dati di share che poi alla fine non ha fatto. Io l'ho visto pure Adrian un po', però non mi ha convinto. Esatto, volevo dire quello, però non mi ha convinto tantissimo. Mo' ci querela Celentano, perché l'abbiamo detto. Me ne faccio una arriva Celentano, dice adesso, l'avete detto in piattaforma Twitch pubblicamente con dei presenti, io vi denuncio. Ok, quindi e la domenica dopo parliamo di diritto del lavoro. Perfetto, va bene, va bene. Fighissimo, mi preparo qualche episodio da cui partire per analizzare le cose. Io ti ringrazio come al solito e ringrazio tutti, tra l'altro a Mauro in primis che ci segue e scrive, e tra l'altro rassicuriamo Mauro, salutiamo, sono io. Roberto sta sul letto adesso, non passa più, perché diventa anche inquietante mi sono fermato. Vederlo in movimento, però è stata una puntata secondo me tra le più belle queste che abbiamo fatto, perché realmente... Tra l'altro abbiamo varato anche la nuova webcam del computer, che funziona, e abbiamo messo i vinili. Abbiamo fatto sentire gli acuti di Maria. Maria bellissima da portare qua a casa. Assolutamente. Io spero che vi siete divertiti, noi ci siamo divertiti. Noi penso, tantissimo, Antonio. Spero che i tre che ci hanno seguito si siano divertiti anche loro. Ma solo in tre erano. Eh sì. Solo in tre. In realtà... tre fissi, poi c'è stato via vai tutte le due ore. Ah, vabbè. C'è stato un gran via vai. E poi tre fissi, vabbè. Sì, che ci hanno seguito per tutte le due ore precisi. Vabbè, i tre fissi va dato un premio, insomma. Vi riconosciamo un piatto di pasta carbonara cucinato da Antonella.
appena siamo D'Antonella tutti... al Quadraro e a San Lorenzo da Roberto, che deve venire apposta, perché se la faccio io la carbonara finite tutti all'ospedale, quindi penso io. Ci pensa Roberto, che è meglio di me a cucinare. Va benissimo, un bacio Vale, a presto. Un bacio Anto, ci vediamo prestissimo e grazie di tutto. Ciao. Buona serata a tutti gli altri. Grazie.